Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Penso che sia un... immagino Lupi si riferisse a Piantedosi sull'urlare su tutto, nel senso noi abbiamo assistito a due settimane di violazione delle norme da parte del Ministro dell'Interno. Ci sono delle regole nazionali e internazionali che prevedono che quando c'è un'operazione di salvataggio, chiunque la faccia, un ONG, una nave mercantile, una nave statale, quell'operazione vada conclusa con lo sbarco nel porto sicuro più vicino, che in questo caso era un porto italiano. È finita come era inevitabile finisse, con tutti i migranti che sono sbarcati nella notte, perché così diciamo si è dato meno nell'occhio rispetto alla retromarcia che ha fatto il governo. L'unica, Maurizio, quello che tu chiami segnale, lo hanno pagato sulla loro pelle centinaia di persone che erano naufraghi, che scappavano dai lager libici, che soffrivano e che per dare un segnale all'Europa, peraltro non mi pare particolarmente recepito, hanno accumulato a sofferenza altra sofferenza, ed è qualcosa di abbastanza disumano. Tra l'altro le parole più dure su questo ieri le ha detto la CEI, le hanno dette i vescovi italiani, non è che le ha dette il Partito Democratico o altri. Io penso che da qui noi dobbiamo ripartire, dal rispetto delle leggi del mare, quindi convenzioni nazionali e internazionali, costruire un sistema che sia più funzionale e più oggettivo, cioè quando c'è un'operazione di salvataggio si conclude in quel porto, senza spettacolarizzazione, senza bracci di ferro sulla pelle dei migranti, poi discutiamo di tutto il resto. C'è un problema europeo? Sì. Ma il nemico è la Francia? No, Francia, Germania, i paesi che sono quelli che accolgono di più. Il problema è che noi non siamo mai riusciti a fare la redistribuzione perché non lo volevano i paesi sovranisti dell'est europeo, a cominciare da Ungheria e Polonia. Quindi se il presidente Giorgia Meloni vuole dare una mano alla soluzione di questo problema, dovrà parlare con i suoi amici e alleati strategici in Europa, che fin qui sono quelli che hanno impedito la redistribuzione. Allora, volevo chiedere...